Adama Grazia, saggio compagno, io parlo con voi. Dove vi hanno battezzato? Alto e saggio compagno, se volete sapere dove mi hanno battezzato, dovete impormelo per regole sociali. E allora vi impongo a nome del nostro severissimo San Michele Arcangelo, Carlo Masiano e Salvatore in Balsamo, che nel 1927 si sono uniti nella costa camorristica per distruggere l'infamità che risiedeva nella isola della Favignana. E si hanno lavorato 29 anni sottoterra per fondare le regole sociali. E così io vi impongo con questa regola sociale di dirmi dove vi hanno battezzato. Io sono stato battezzato in un giardino di rose e fiori. Come avete fatto a trovare questo giardino di rose e fiori? Verso mezzanotte mi sono alzato e mi sono messo a camminare. Ho incontrato un castello dove vi erano due sentinelle d'umiltà che non mi volevano far passare. Ma io gli ho imposto le regole sociali e così sono passato. E cosa avete trovato dentro il castello? Ho trovato due cerchi sociali, uno era della minore e l'altro era della maggiore. Mi hanno chiesto se volevo entrare in quello della minore e io ho risposto che volevo entrare in quello della maggiore. In questo modo sono entrato nella maggiore e sono stato battezzato. Scusate, saggio compagno, e che cosa vi hanno fatto vedere? Ho visto un grande tavolo rotondo coperto con un damasco bianco di seta finissima. E sotto il damasco vi era un tappeto di velluto rosso con cinque coltelli, quattro pari e uno dispari. Che cosa rappresentavano i quattro coltelli pari? E La società camorristica, quello dispari? il capo di società. E perché rappresentava il capo della società? Perché in quel momento rivestiva una carica speciale. E che cosa vi hanno dato? Un bacio e una stretta di mano da parte dei presenti e due dal capo società. Fatema grazia, avete affrontato la derata. Sì. E dove siete stato colpito? Alla piegatura del braccio destro. Avete sanguinato? Sì. E che cosa avete fatto col L'ho sangue? bevuto. Perché l'avete bevuto? Siete cose carnefici. No, saggio compagno. Ho bevuto questo sangue perché il sangue della società va raccolto e non disperso. Da una vena onorata scorreva e in un'altra vena onorata entrava.